La storia inizia mostrando un giovane di nome Matthew che si è appena trasferito in un nuovo posto. Di mattina, Matthew viene accompagnato dalla madre, Christina, alla sua nuova scuola, dove incontra un giovane di nome Nick. Dopo la scuola, mentre Matthew sta spacchettando le cose nella sua stanza, il suo patrigno, Jacob, si avvicina a lui. Jacob gli chiede del poster di un pugile che Matthew ha esposto. Matthew spiega a Jacob che si tratta di suo nonno quando ancora combatteva sul ring. Dopo essersi ritirato come pugile, ora lavora come arbitro. Il giorno dopo, a scuola, Nick incontra Matthew insieme a una ragazza di nome Ruby. Nick e Ruby invitano Matthew a unirsi al loro gruppo e i due cercano di convincerlo che il loro gruppo è il più figo della scuola. Tuttavia, Nick pone delle condizioni a Matthew prima di unirsi al gruppo. Le chiede di sedurre una ragazza cheerleader di nome Teresa. Anche se un po' imbarazzante, Matthew trova il coraggio di avvicinarsi e parlare con Teresa. Ma il fidanzato di Teresa, Hector, arriva arrabbiato e lo spinge a terra. Quella sera, mentre legge un libro nella sua stanza, Jacob si avvicina a Matthew e gli regala un libro sul percorso di vita di un pugile leggendario, Muhammad Ali. Matthew è così felice del suo nuovo libro che lo porta a scuola. Ma qui Hector e i suoi amici fermano Matthew e rovesciano le loro bevande sul libro. Quando Hector sta per maltrattare Matthew, un bidello di nome Barnes interviene. Dopo che Hector e i suoi amici se ne vanno, Barnes, notando il libro su Muhammad Ali portato da Matthew, gli suggerisce di prendere lezioni di boxe a scuola. Più tardi, mentre guarda il programma delle lezioni di pugilato, Matthew riceve di nuovo la visita di Hector e dei suoi amici, che intendono fare i prepotenti perché in precedenza Barnes lo aveva salvato. Tuttavia, Nick arriva ad aiutare Matthew, facendo scoppiare una rissa tra Nick e Matthew contro Hector e i suoi amici. Arrivato a casa, Matthew prega la madre di firmare una lettera di consenso per poter prendere lezioni di boxe a scuola. Ma Christine si rifiuta, preoccupata perché il figlio non ha mai fatto palestra e non vuole che si faccia male. Stanco di essere debole, Matthew falsifica la firma della madre per poter prendere lezioni di boxe. Il giorno dopo, Matthew inizia a frequentare il corso di boxe nella palestra della scuola, dove la classe è allenata da un ex pugile professionista di nome Harvard. Harvard annuncia ai suoi studenti che ogni anno si terrà un incontro di pugilato tra scuole e che ogni scuola invierà due studenti come rappresentanti. Afferma di aver nominato due studenti, Joe ed Hector. Scoprendo che anche Hector frequenta il corso di pugilato, Matthew si sente subito senza speranza e intende annullare la sua intenzione di praticare la boxe. Ma Barnes riesce a convincerlo ad affrontare Hector con coraggio. Harvard convoca Matthew ed Hector a combattere su ring durante il primo incontro di prova. Poiché in precedenza Hector aveva intenzione di maltrattare Matthew, non perde l'occasione di batterlo su ring. Quando Harvard fischia per fermare l'incontro, Matthew colpisce Hector e due si azzuffano, provocando l'espulsione di Matthew dal corso di pugilato per violazione delle regole. Dopo che tutti sono andati a casa, Matthew viene avvicinato da Barnes che cerca di incoraggiarlo. Barnes rivela poi a Matthew di essere un ex pugile professionista piuttosto famoso. Ma la sua fama lo ha allontanato dall'apice del successo perché è diventato molto arrogante e ha sempre sottovalutato le persone. Barnes gli mostra poi il trofeo vinto al campionato di boxe. Questo convince Matthew a diventare un pugile. Vedendo la sincerità di Matthew, Barnes gli insegna alcune tecniche di pugilato e gli presta anche i guantoni. Matthew inizia quindi ad allenarsi dopo la scuola, dove rivela a Barnes che anche suo nonno era un ex pugile professionista. Inaspettatamente, Barnes conosce bene la figura del nonno di Matthew come atleta di boxe. Matthew prega quindi Barnes di continuare ad allenarlo per diventare un grande pugile come suo nonno. Barnes accetta, ma le chiede di continuare a dare priorità agli studi a scuola, in modo che i suoi voti accademici rimanessero buoni. Da quel giorno, Matthew inizia ad allenarsi seriamente con Barnes. Deve allenarsi fisicamente tutti i giorni e praticare varie tecniche di pugno con Barnes. Un giorno, Hector viene da Matthew e gli dice che Harvard gli ha dato un'altra possibilità di frequentare il corso di box. Tuttavia, una volta arrivato al corso di box, Matthew vede solo Hector e i suoi amici e non trova Harvard da nessuna parte. Joey dice che Harvard arriverà presto e chiede di salire su ring per combattere contro Hector. Si scopre che tutto è pianificato da Hector, che voleva solo battere Matthew su ring. Non molto tempo dopo, Barnes arriva e cerca di aiutare Matthew. Proprio mentre Barnes sta per picchiare Hector, Harvard appare e dice a tutti di andarsene da lì. Dopo l'incidente, Harvard, che non ha gradito la presenza di Barnes nella sua classe, si reca dal Duomo e gli chiede di non intromettersi nel suo territorio. Harvard favorisce Hector, il miglior studente della sua classe di pugilato, e prende in giro Matthew definendolo un debole studente nerd. Sentendo questo, Barnes si infastidisce e chiede ad Harvard di lasciare che Matthew e Hector combattano ancora una volta in modo equo. Harvard, convinto che Hector avrebbe vinto facilmente, accetta la sfida. Barnes si avvicina a Matthew in biblioteca e lo informa che dovrà combattere di nuovo contro Hector in un torneo di boxe. Matthew è molto sorpreso perché non vuole più affrontare Hector dato che è molto più forte di lui ed è un bullo. Ma Barnes continua a rassicurarlo con una serie di citazioni motivazionali che spiega lo hanno aiutato a rialzarsi quando era in crisi. Dopo aver ascoltato i consigli di Barnes, Matthew diventa motivato a rialzarsi e a sconfiggere Hector e soprattutto a superare le sue paure. Nei giorni successivi, Matthew torna ad allenarsi con più vigore ed entusiasmo, soprattutto quando Barnes afferma che si sarebbero allenati in una palestra di pugilato di proprietà di un suo conoscente.
Ma prima di ciò, Bars dice a Matthew di chiedere il permesso ai suoi genitori prima di partecipare al campionato di box, firmando una lettera di consenso. Dopo essersi allenato per qualche tempo nella palestra di box, Matthew diventa ancora più entusiasta, soprattutto dopo essere riuscito a battere uno dei migliori studenti della palestra in un incontro di allenamento. Il giorno dopo, Matthew non riesce a trovare Bars da nessuna parte, così decide di allenarsi da solo. Dopo la scuola, è sorpreso dalla presenza del preside a casa sua. Il preside gli informa ai genitori che Matthew ha falsificato le loro firme per iscriversi al campionato di box. Sentendo ciò, Christine si arrabbia molto con il figlio, perché fin dall'inizio era stata contraria al desiderio di Matthew di prendere lezioni di box. Il preside Lee afferma inoltre di aver licenziato Barnes per aver presumibilmente influenzato uno studente a iscriversi a un campionato di box senza il consenso dei genitori. Matthew spiega che Barnes non sapeva nulla del fatto che avesse falsificato la firma dei suoi genitori, perché aveva fatto tutto di sua spontanea volontà. Dopotutto è determinato a diventare un grande pugile. Dopo aver saputo il motivo per cui Bars se n'è andato, Matthew cerca di scusarsi con l'uomo e chiede al suo amico dove sia Bars nella palestra di box. Alla fine trova Bars sulla nave ed esprime immediatamente il suo rammarico per tutto quello che è successo. Dopo aver ascoltato la spiegazione di Matthew, Bars lo perdona e gli chiede di continuare l'incontro contro Hector. Ma Matthew rifiuta e dice che parteciperà al campionato di box solo accompagnato da Bars. Ancora una volta, Bars consiglia a Matthew di non dipendere dagli altri e di contare su se stesso. Bars dice a Matthew di affrontare le proprie paure perché solo lui può superarle. Anche se Bars non lo accompagnerà più, ora Matthew ha riacquistato la fiducia in se stesso ed è determinato a vincere il campionato. Arriva il giorno dell'incontro, dove tutti sembrano eccitati per l'emozionante scontro tra il nerd Matthew e il bullo prepotente Hector. Dopo essere stati convinti da Matthew che questo incontro di box è molto importante per lui, Christine e Jacob decidono di assistere e sostenere il figlio nel campionato di box. Anche Nick e Ruby sono venuti a fare il tifo per Matthew. Mentre si prepara negli spogliatoi, Matthew viene avvicinato di sorpresa da Bars, che ha deciso di assistere al suo incontro. Ancora una volta, questo dà a Matthew una forte motivazione prima dell'inizio dello scontro. Anche il nonno di Matthew, Charlie, arriva inaspettatamente a sostenere l'amato nipote. Il combattimento ha inizio. Nel primo round, Matthew riceve una raffica di attacchi da Hector, ma riesce comunque a resistere. Durante l'intervallo, Charlie si avvicina a Matthew al lato del ring e incoraggia il nipote ad attaccare Hector. Ma nel secondo round, Hector non permette a Matthew di attaccare e continua a picchiare il povero ragazzo. Vedendo questo, il preside Lee chiede a Bars di accompagnare Matthew a bordo ring. Senza pensarci, Bars si avvicina a Matthew e cerca di ispirare il suo spirito combattivo con una serie di frasi motivazionali per aumentare la sua fiducia. Dopo aver ricevuto la motivazione del suo allenatore, Matthew diventa più sicuro di sé e riesce a sferrare un pugno sul viso di Hector, facendolo cadere. Hector si rialza di nuovo. Tuttavia, prima che Hector potesse attaccarlo, Matthew sferra un forte pugno alla mascella di Hector, ponendo fine all'incontro. Anche se tutti fanno il tifo per Matthew per il suo successo, i giudici decidono che Hector è il vincitore perché ottiene più punti dai suoi attacchi. Tuttavia, Matthew riceve gli elogi di tutti, compreso Harvard, che lo aveva sottovalutato. Harvard dice che Matthew ha la mentalità di un campione e lo invita a unirsi al suo corso di box. Il film si conclude mostrando Matthew che deve separarsi da Bars perché ha deciso di trasferirsi fuori città. Ma prima di partire volevo vedere Matthew combattere di nuovo. Iscriviti per altri video come questo, attiva le notifiche e lascia un mi piace per aiutare la crescita del canale. Grazie per aver guardato.